E benvenuti o bentornati in Storia Multimedia e siamo qui oggi per leggere insieme una pergamena di Onorio III, Papa che ha sempre a che vedere con la storia che stiamo analizzando, ovvero quella di Federico II. Prima di cominciare però volevo un attimino riprendere il testo del Pratesi, questo qui, e ripetere nello specifico il capitolo undicesimo, che è quello sulla, si chiama La tradizione dei testi documentari. Scusate la voce, non so che cosa mi sia capitato, anche perché non ne ho parlato, né urlato, nulla. Non ho capito perché ho questa voce, però vabbè. Ok, facciamo finta di niente. La tradizione dei testi documentari, che è il tredicesimo capitolo di questo meraviglioso volume, oramai la nostra Bibbia praticamente, questo volume qui del Pratesi. Davvero, se uno dovesse chiedermelo, dice, ma che hai fatto? Sarai mica andata ad un concerto? No, mai nella vita. E quindi perché hai questa voce? Non lo so. Non so dare una spiegazione. Di Alessandro Pratesi, la nostra Bibbia, lo scrivo tra parentesi. E il capitolo che andiamo, capito? Capitolo. E il capitolo che quest'oggi andremo a ripetere, ad analizzare, vabbè, comunque a ripetere per quanto mi riguarda, è il capitolo tredicesimo. Ovvero Genesi forma del documento medievale. Si chiama il libro. Allora, che cosa dice in questo capitolo il Pratesi in sintesi? Dice che ogni documento giunge a noi in una determinata forma, ogni documento arriva nella nostra realtà. Che come arriva questo documento nella nostra realtà, nel nostro contesto storico, può arrivare essenzialmente. Vabbè, perché si è trasmesso nel tempo, quindi è anche una fortuna per il documento essere giunto a noi, fondamentalmente perché non tutti i documenti giungono a noi, molte situazioni, la stragrande maggioranza delle situazioni si perde, dei documenti soprattutto vengono, cioè sono persi. Quelli che riescono, non si sa come, non si sa perché, non si sa per quale congiunzione astrale riescono a giungere fino a noi, di solito gli stadi, diciamo così, della trasmissione di un documento sono essenzialmente tre per il Pratesi. E quindi quali sono? Sono number one, quella che abbiamo chiamato minuta. Minuta è fondamentalmente la brutta copia, è il documento, non è ancora un documento, è un abbozzo di documento. Documento più o meno sviluppato rispetto a quella che sarà poi successivamente la stesura definitiva e rappresenta quella fase immediatamente vicina a quello che si può considerare il momento creativo dello stesso documento, cioè la minuta è fondamentalmente la brutta copia, l'abbozzo del documento. Il secondo è l'originale. Per esempio, i documenti che analizziamo sono in originale, questo, quelli di Federico, quelli di Innocenzo, eccetera. Non mi ricordo quale altro papa abbiamo analizzato, comunque se ne abbiamo analizzati altri. Comunque, per esempio, i documenti che abbiamo preso in considerazione fino ad ora sono tutti in originale, ovvero il documento completo uscito dalla cancelleria, dall'ufficio di cancelleria o comunque dalle mani di un rogatario per il documento privato e che è giunto a noi così come la cancelleria lo ha appunto emesso. Quindi possiamo dire l'originale, ovvero
anche. E qui abbiamo l'originale, il documento così come infine abbiamo le copie, questo fantastico mondo delle copie, che è fondamentalmente una trascrizione più o meno immediata del documento. Banalmente, quello che faccio io trascrivendo, per esempio, Honorius Episcopus Servum Servorum Dei, quando andrò a trascrivere questa cosa, questa si può chiamare grosso modo copia, quindi la copia è una trascrizione ad opera di qualcun altro del documento stesso. Le copie possono essere di varie tipologie, per esempio la copia autentica, la copia semplice, la vita è insopportabile, certe volte ho una voglia di morte. Non ce la posso fare. Quindi copia autentica, copia semplice. Oppure una copia imitativa. Se ad esempio dovessi decidere di acquistare una pergamena su Amazon, acquistare una penna simile a quella che è stata utilizzata per esempio dalla Cancelleria Pontificia e decidere di ricreare questa H con riferimenti floreali, che questo modo di scrivere così come è scritto qui, farei una copia, realizzerei una copia imitativa. Per te finisce qui il MasterChef. Bene, pausa, caffè. Devo fare? Regolia. Ogni giorno un problema. Io non lo so come si fa ad affrontare la vita in generale, perché la vita è qualcosa di devastante. Un giorno c'è il caldo, un giorno c'è il freddo, un giorno c'è la voglia di non vivere in assoluto, un giorno c'è il mal di gola nato dal nulla cosmico. Non riesco ancora a comprendere quale possa essere la causa del mio mal di gola, però sì, 42 milioni di gradi e io mi ammalo. Dunque, dicevamo, quindi la copia autentica è lì dove il documento, ecco, riceve degli elementi di convalida, degli elementi di convalida che conferiscono al documento stesso la credibilità. Quindi può essere fondamentalmente vicino a quello che è l'originale, la copia autentica. La copia semplice, invece, è quella copia che è una trascrizione del documento. La copia semplice può essere o trascritta, in modo, non con gli elementi estrinseci, appunto, quindi non con, per esempio, con su scritto onorio, cioè onorio nel senso con questi elementi
estrinseci appunto quelli che vediamo, d'accordo? Oppure può essere una copia imitativa trascritta così come la pergamena si presenta, così come il foglio, nel nostro caso membranaceo, si presenta. Quindi ci basti ricordare queste tre forme di trasmissione del documento per poter procedere al nostro esercizio, o meglio al mio esercizio di trascrizione. Siamo qui dinanzi a questo bellissimo documento, come detto, di Onorio, altro papa, che come anticipavo precedentemente ha a che vedere anche lui con Federico II. Per la sua storia, Federico è un imperatore che copre quell'arco temporale che va più o meno, grosso modo, dal 1200 al 1250. Perfetto. Allora, siamo qui, quindi Onorio III, ci aspettiamo di trovare all'interno di questo documento questa cosa qui. Onorio III Papa concede il possesso del monastero di Ognissanti di Cuti di immediata dipendenza della Santa Sede ad Andrea, arcivescovo di Bari. Sua vita durante, in che senso? Aspetta, non ho capito. Sua vita durante, vabbè, adesso vediamo che cosa dice. Forse a vita concede la chiesa a Sant'Andrea, ad Andrea arcivescovo di Bari. Adesso vediamo chi è. Ah, qui c'è solo una puntata. Quindi come hanno fatto questi a dire che si chiama Andrea? Vabbè, adesso lo analizziamo per bene e vediamo un po', perché potrebbe star scritto nel testo, non lo so, non credo, però proviamoci. Come va tutto bene? Dopo quel bel relax del film, ci ritroviamo qui a trascrivere ancora e ancora e ancora documenti. Nel frattempo, per chi fosse interessato, sono presenti anche su YouTube. Potete trovarmi con lo stesso nome, ovvero Istoria Multimedia. E quindi vi invito a iscrivervi al mio canale di YouTube, nonché qui su Telegram. Su Telegram, sì, vabbè, Duomo. Qui iscrivetevi su Telegram. Addio, arrivederci. Comunque Telegram è un social iper utile, perché effettivamente puoi passare un sacco di documenti in formati anche grossi. Invece WhatsApp non dà questa possibilità. Se ad esempio ho un libro di, non lo so, XY di una certa pesantezza, su WhatsApp non si può, insomma, passare il documento in chat. Invece su Telegram si ha la possibilità di poter passare libri interi, incredibile ma vero. Quindi Telegram iper consigliato. Poi soprattutto, anche se ho sentito che ci sono stati diversi scandali su Telegram, ma non ci interessa, perché noi dobbiamo sempre vedere il lato positivo delle cose e utilizzare i social per quella che è la positività del social stesso. Quindi ce ne frega delle persone che utilizzano, cioè no, che ce ne frega, mi dispiace, per carità di Dio, mi dispiace per chi, insomma, soffre, e ha sofferto per l'utilizzo sbagliato di questi social. Però comunque devo dire che Telegram è un social davvero interessante e usabilissimo, insomma, per passare materiali vari ed eventuali. Ok. Caffè e iniziamo subito con il nostro fantastico e meraviglioso Onorio. Vi ricordo che i documenti che stiamo analizzando sono prevalentemente lettere di Federico, quelle che abbiamo analizzato sono solo ed esclusivamente lettere di Federico per quanto riguarda le lettere imperiali, quindi i documenti pubblici di cancelleria imperiale, mentre e idem anche per la cancelleria pontificia, cioè quelli che abbiamo analizzato sono solo documenti in forma di lettera, ma ricordiamo che esistono tante altre tipologie, oltre, vabbè, il documento privato che non è stato mai preso in considerazione in questo canale e che presto
ci sarà anche qualche trascrizione, non è qualche, ci saranno delle trascrizioni di documenti privati che comunque sono importanti. E invece per quanto riguarda la Cancelleria Pontificia, quelli analizzati sono solo ed esclusivamente fino ad ora le lettere che abbiamo analizzato sono appunto quelle, credo, solamente di Innocenzo e Federico. Non mi ricordo se ci sono altri papi che abbiamo preso in considerazione, ma credo di no. Adesso vediamo subito. Allora, il primo documento era, ma come facciamo a vedere? Non lo so. Quindi, ah no, l'unico fuori dal coro era, sì, la lettera di Enrico VI, padre di Federico. Quindi, Cancelleria Imperiale Pubblica, Cancelleria Pubblica Imperiale, Federico da un lato e dall'altro Enrico. E poi di papi, credo che è stato da noi analizzato solo ed esclusivamente Innocenzo, giusto? Correggetemi se sbaglio, perché questa dovrebbe essere la prima di Onorio. Va bene, allora iniziamo subito la nostra trascrizione e siamo qui. Allora, Honorius. Questa H è scritta con dei riferimenti che possiamo definire cum floribus, cioè ovvero sono dei vezzi che danno alla lettera, che la cancelleria dà alla lettera, anche per dire che evidentemente questa sarà un qualcosa di positivo. Infatti dovrebbe teoricamente essere una lettera di grazia. E questo lo capiamo anche dal sigillo in basso, che è sicuramente una lettera di grazia. Quindi questi elementi estrinseci, cioè gli elementi che si vedono fondamentalmente, che donano una certa particolarità, una certa ricercatezza anche alla lettera, ci fanno affermare che potrebbe trattarsi di una lettera graziosa, quindi una lettera di grazia. Credo che quelle che abbiamo analizzato fino ad oggi sono delle lettere invece di giustizia, che di solito sono degli ordini che la Cancelleria Pontificia, appunto, ordina, comanda, qualcosa di non necessariamente negativo, però comunque un ordine, fatto a coloro a cui la lettera è destinata, appunto. Nel nostro caso, come abbiamo detto prima, il nostro colui al quale Onorio si rivolge, la cancelleria di Onorio si rivolge, è il nostro A, che da quello che è scritto qua dovrebbe essere Andrea, però non lo sappiamo, adesso vediamo. Cioè, nel senso, io con quello che so non posso dirlo e non posso saperlo, però evidentemente per averlo scritto ci deve essere un fondo di verità, quindi semplicemente ci fidiamo di quello che la SAB ha deciso di scrivere, immagino sulla scorta del codice diplomatico barese. Ricordiamo inoltre qui che dobbiamo scrivere la data. Topica e cronica. E dopo, siccome nei documenti pubblici, come detto, la datazione si trova alla fine della pergamena, quando arriveremo alle scatocollo potremo datare il dove e il quando il documento fondamentalmente è stato scritto, quindi data topica e cronica. Poi qui scriviamo la sintesi del documento stesso. Dopo la sintesi, ovvero il registro del documento, dobbiamo scrivere come si è, insomma, dove, com'è numero uno, quindi se è un originale, una copia. L'originale si scrive così e la copia si scrive così con la lettera B. La copia di copia si scrive con la lettera C,
La copia di copia di copia si scrive con la lettera D e così via fino all'infinito e oltre. Quando finiscono le lettere, non lo so, non credo che un documento si sia trascritto tipo 21 volte. Può essere, ma non lo so, se lo sapete dite. Quindi Ori, Ori, originale, e scrivere dove il documento è conservato, che abbiamo detto. Dov'era? Qui. No, a Cerenza, Bari. Quindi qua. Ok, e si presenta a noi in originale A, quindi qua accanto andiamo a scrivere che come questo documento è giunto a noi ad oggi, nell'oggi, in originale appunto. Poi dobbiamo scrivere lo stato di conservazione, quindi il documento è vergato, questo sicuramente su un foglio membranaceo, ovvero una pergamena. Come si presenta su un foglio membranaceo? Io direi in ottimo stato di conservazione, perché comunque grosso modo il documento è leggibile, a parte qualche scriviamo magari buono stato di conservazione, sì, scriviamo buono. Sì, è vergato su un foglio membranaceo in buono stato di conservazione, eccezione fatta per dei forellini, dei buchini che si presentano qui, e le lettere, alcune lettere sbiadite, qualche macchia di umidità, però grosso modo in buono stato di conservazione può bastare. Queste sono le cose che dobbiamo ancora insomma scrivere, e le vedremo dopo, quindi ce le scriviamo in corsivo così ci ricordiamo che dobbiamo fare questo. E andiamo con la nostra trascrizione subito, immediatamente. Epus, abbreviazione per contrazione episcopus. Servus, servarum Dei, come sempre. Leggiamo solamente, ed è fra appuntato, barensi, e leggiamo solo baren, archiepiscopo. Salute et apostolica benedizione. Perfetto, e ci siamo. Uno, due, tre, li abbiamo trovati. Cioè, nel senso, qui possiamo iniziare a scrivere che Onorio Papa si rivolge a che sappiamo, grazie a questo piccolissimo, a questa piccolissima sintesi, essere il destinatario, quindi a essere Andrea il destinatario.
Ma se non ci fosse stata questa immediata sintesi, avrei lasciato quella A. Ok. Allora, vediamo. Quindi abbiamo una lettera distintiva che dovrebbe essere una TD2. Questa scrittura è molto bella, facile e intendibile. Allora, Mer. Meritum. Devotionis. Devotionis. Quam. Ecclesiam, Geris, Ubi, Uberius, ok. Ho già intravisto un eproptero. Letterina per letterina, ah, quella è una M finale, quindi tu no. Intendere. Comodum. Legamento a ponte, profec, tum. Ok. Questo mi si scioglie. E a propter, ok, venera bis in Cristo frater ferrater, ok, poi va
Olentes. Cioè ci sono anche questi vezzi, magari questa S prolungata, diciamo, questo prolungamento di S. Interessante. Di monasterio. Ok. Questo era Sanctorum, l'abbiamo trovato più di una volta e abbiamo visto che era Sanctorum, SCO. De utis. Quod specialiter beati. Che dite, sarà un Petri? E poi forse c'è un'altra lettera, ma io non la vedo, quindi non so se c'è un'altra lettera. Sollicitudinem. Ok. Bella questa pa sotto ra lem pastoralem idem monasteri stereo i tue Devotionis. Devotionis, ok. Obtentu. Sicut felicis
Questa è una finale. Tu? Ovis. Forse quella prevede una N. Chionis, sì, ha più senso, diciamo. Ovis. Ah, questo dovrebbe essere un Alessandro. Alexander. Attimo solo. Eccomi, scusate, mi squillava il telefono nel frattempo. Ok, memoria. Boh. Punchino. Archiepiscopo. Quindi, così come Alexander Papa predecessore, evidentemente aveva concesso a questo arcivescovo Barensi. Ok? Sincera, non fincera, sei sincera. Questa è difficile, questa parola. Allora, si vede bene. Ah, no, sì. In domino, qua ci sono delle macchioline rosse. Allora, sta dietro? Dove siamo? Siamo qua. Quindi arrivo dopo di lì, vediamo cosa sta dopo, cioè nel senso un'altra pagina perché sta col rosso. Non sta niente, quindi... Che dite qua? Può essere, no? Torniamo sul nostro onore. Quindi qua. Ah, caritate. Duximus.
Doximus. Fiduciamque è questo. Ok, perfetto. Questo leggo solo una S finale che non so che cosa può essere. Ok, mettiamo tre puntini di sospensione e poi vediamo. Poi abbiamo un bellissimo quad. Caldino, eh? Non si affronta. Questo non lo so. Moas. Allora, quote, poi facciamo 1, 2, 3, perché non vedo, però 1, 2, 3, non si vede niente, va bene, andiamo giù. Difficile questa palla, ma perché non si vede? Sub. Cura, et. Provvidenzia forse. Vedo. Temporalibus debeat suspi. Cos'è quella cosa? Non lo so. Quindi tibi sicuro concedimus. Monasterium sempre. Successorum tuo
Plus. Bot è nuove là sopra, è un us di solito, però qua non lo so, mette puntini di sospensione. Dai, c'è solo. Ah, quindi forse fino alla morte voleva dire. Questa cosa qua che hanno scritto qua, sua vita durante, forse voleva dire questa cosa qua per tutta la vita, finché non scatti in corpo. Però adesso vediamo. Prima avevo trovato tum in ipso qua sta un'abbreviazione, quindi non so se questa parola è corretta. Non scrivere così, cioè, non lo so. Boh. Poi, dopo vediamo se è corretta o meno. Boh, io leggo solo una S finale qui. Lasciamo spazio. Pagina nostra. Sai che temerario.
Questo è un sequis. Autumn. Dampa. Tare. Presumo. Questo non è sempre questa specie di percento, non so cosa sia. Ok, poi ma Torem. Ah, indignatorem. Indignatorem. Può essere impotentis. Potentis, vabbè, facciamo così, potentis. Benorm. Ok. Ah, quindi quello è Beatorum. Ok. Beatorum. Petri et Pauli. Apostolicorum. Tolorum, vabbè, come quello, quindi si concorda con quello dopo. Allora, finalmente, dato. Allora, datum. L'avevo letto qua, preferentino, ok. Datum. Quindi fermo. Come si scrive ferentino in latino? Non lo so. Ferentino. Unico. Vabbè, Ferentino, perché a me sembra una M finale quella cosa lì, mi sembra una M. Comunque, vabbè. Poi abbiamo le nostre fantastiche meravigliose calende, ma quando? Calende, ma non si vedono.
Ok, fine, non possiamo calcolarci le calende. Ok. Non si capisce neanche qua che cavolo sta scritto. Perfetto, non ci possiamo calcolare l'anno. C'è il giorno, scusate. Pontificatus. Nostri. Anno. Bene. Secondo, almeno questo l'abbiamo capito. Allora, vediamo un attimino quando è stato fatto Papa, quando è stato incoronato con questo Onorio III. Vediamo un pochino qua. Insediamento 24 luglio 1216. Quando? 24 luglio. Quindi primo anno è fino al 17, poi il secondo è dal 17. Al 1200 e 18, quindi dovrebbe essere il 1217 dovrebbe essere l'anno, qua scriviamo 117, ovviamente non sappiamo qua non si capiva la questione, quindi lo lasciamo così, però almeno sappiamo che nel 1217 Fiorentino, perché non avevamo, non si leggeva. Vediamo se si legge. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Potrebbe essere una D o una O. Quindi o dicembre, ottobre, non lo so. Vabbè, comunque questo, vediamo qua che dice. Qua dice, un attimo solo. Allora, scusatemi, qua dice addirittura settembre, qui riporta. Ok. Quando è che l'ho data qui? Perché 1218? Allora, qua dice che questo è, no, secondo me è 17, perché il secondo anno era 17. Quindi qua dice che e allora può essere ottobre qui, perché le calende dobbiamo fare indietro, quindi sì, beh, stavano scritte qua sicuramente, quindi sì, può essere ottobre questo, quindi ottobre. E questo è sicuro, questo forse l'abbiamo sbagliato, non ho capito, sarà nell'anno greco, non ho idea. Proviamo. Eh sì, allora può essere che questi hanno fatto anno greco, 1219, che sì, allora può essere anno greco, ecco perché qui hanno scritto 1218, anche se c'è scritto 17, cioè nel senso il secondo anno teoricamente del pontificato dovrebbe essere il 17,
e si trova esattamente qui, però questo dice no, guarda che evidentemente è nella datazione greca e quindi l'ha messo qua in pratica nel 18, vabbè ci sta. Allora, cos'altro dobbiamo vedere? Quindi le calende non le abbiamo potute calcolare perché mancava il pezzo, qua sta proprio sulla piega. Onorio l'abbiamo detto, ok. Perfetto. Uff. Datemi qualche minuto. Sì, ok, perfetto. Allora andiamo avanti e dobbiamo dividere il testo e poi fare il commento paleografico, l'esercizio. I nostri fantastici esercizi. Quindi qua abbiamo visto che questo non è 17 ma bensì 1218 perché era datato nell'anno greco, perfetto. E andiamo nell'anno sì, nella, nel comp ah, dobbiamo fare la sintesi. Segue il computo. No, questo, mettiamo i palloni normali, mi piacciono di più. Quindi segue lo stile bizantino che noi abbiamo, di cui ho parlato in un precedente contenuto, in una precedente diretta. Chiedo scusa ancora una volta per la voce, ma non so perché, questa voce è devastante oggi. Lo stile bizantino, quindi all'interno dell'era cristiana, data l'inizio dell'anno, cioè fa cominciare l'anno il 1 settembre. È per questo che qui ho scritto 1 settembre 17-18 e così ci troviamo con quello che sta scritto qua sopra, ovvero 1218 9 settembre. Ovviamente le calende sono zompate, quindi non possiamo sapere qui che cosa c'è scritto, perché non lo riesco a leggere qua. Non lo so, c'è la piega che non mi fa leggere il contenuto. Ok, il Papa abbiamo detto che è Onorio III, quindi, e si rivolge ad questo qua. Quindi qua iniziamo a scrivere che Onorio. Onorio, virgola Papa, e sta scritto qua, servo dei servi di Dio, bla bla bla, quella cosa che abbiamo chiamato la parte in cui si descrive colui che dà l'ordine di creare, di fare il documento, che è Onorio, e quindi questo dovrebbe essere l'autore. Ce l'abbiamo. Poi Onorio si rivolge a, abbiamo detto, che seguendo questa cosa che sta scritta qui, dovrebbe essere questo Andrea, quindi ad. E ce l'abbiamo qua Andrea, che è l'arcipiscopo di Bari.
Beh, arcivescovo, arcivescovo. Bari. E ce l'abbiamo qua della nostra. Poi abbiamo una piccola forma, la salutatio, salute met apostolica benedizione. Ok, un attimo solo. Saluto, ho anche detta formula augurale. Ok, eccomi qua, perfetto, ci risiamo. Allora, arriva al saluto. Ok, ah, stavamo vedendo quindi le parti del testo che io ho diviso seguendo fondamentalmente le lettere distintive. Allora, facciamo un elenco puntato qui. Quindi abbiamo terminato il protocollo. E finisce qui.
quindi siamo nel testo. Allora, datemi un secondo solo perché sono in ufficio, quindi qualche minuto. Allora, ritorniamo. Scusatemi, sono notato un attimo. Allora, questa dovrebbe essere una piccolissima arenga e dice: vista la tua devozione nei confronti della nostra chiesa, della nostra romana chiesa, sì, vista la tua devozione, eccetera, quindi questa è una arenga. Visto che sei proprio bravissimissimissimissimissimo, e anche questa è una formula, diciamo una formula per questo la definisce la motivazione ideale dell'azione giuridica, però è sì, un modo per ingraziarsi colui a cui è destinato il documento stesso. Siccome sei bravissimissimo, siccome sei una bella fisica, siccome sei bravissimissimo, quindi adesso ti concedo una cosa. Poi andiamo avanti, adesso dovremo trovare la parte dispositiva, quella proprio nella sua integrità, da e propter in poi. Quindi, visto questo, carissimo fratello in Cristo, carissimo venerabile fratello in Cristo, che cosa facciamo? Volendo esercitare la nostra sollecitudine, visto che lo stesso monastero era stato ottenuto in concessione da Alessandro, Papa, al nostro predecessore B, sempre Arcivescovo Varensi,
affidiamo, concediamo ora a te, quindi lusso, Sandro Papa che aveva affidato cose, ok. Questo è il verbo dispositivo, ok, quindi concede qua. Qua possiamo mettere concede. Ad Andrea, arcivescovo di Bari, che cosa? L'abbiamo detto prima, stava scritto qua, il monastero. Già citato, e che monastero vi aspetta? Ah, questo. Quindi questo qua. Allora, possiamo scrivere. Il monastero di Cutis. Quindi Cutis. In realtà diciamo sì, è una concessione, però in realtà è una conferma, perché anche il suo predecessore aveva ricevuto, diciamo, questo bene. Vediamo se concorda con l'altra, la parte, quella che abbiamo trovato lì nel registro che ha fatto la soprintendenza. Allora, un attimo, dove si trova qui? Il possesso, ah, Ognissanti, quindi questa cosa qua è Ognissanti, ma è scritto tipo con le letterine distintive. Omnium, ah, ok, quindi Ognissanti significa questa cosa qua, perfetto, ok. Sì. Ok, l'abbiamo fatta la sintesi e sarebbe questa. Ah, e poi c'era quella cosa incomprensibile. Questa è la disposizione e questa disposizione e narrazione. Chi era quello? Era un B. Quindi questa è la disposizione questa è la narrazione. Allora, la narrazione è abbiamo detto il racconto delle circostanze. Il nucleo del documento, ovvero la dichiarazione dell'atto giuridico.
disposizione. Ok, qui poi abbiamo una bellissima clausola proibitiva che dice, questa clausola dice e afferma che cosa? Quindi ti concediamo il monastero predetto che non li è, vediamo, e non sia permesso a nessuno di andare contro questa pagina e di infrangere quello che noi abbiamo detto. Quindi nessuno abbia l'ardire di contrastare quanto detto. Pertanto, sì, questo è una. E infine, relativamente al testo, il SIQIS, che dovrebbe essere una sanzione perché afferma che si afferma che da SIQIS questa è una sanzione. Quindi, se qualcuno malauguratamente si mette, cioè, andrà contro, vabbè, comunque si dà, sì, si dà una sanzione, che qualcuno, diciamo così, che qualcuno non osi andare contro questo documento, se no sarà dannato eternamente per tutta la vita, per il resto dei suoi secoli e della sua esistenza, sia qui che dappertutto. Ok, formula. Garantisce. Oh, ma perché garantisce l'osservanza? Della disposizione. Infine abbiamo, questa ce l'abbiamo. Infine qui abbiamo la data topica, che sarebbe Ferentino, e cronica divisa in anni di pontificato, allora in calende e anni di pontificato. A posto. Ora, ed è nello stile, abbiamo detto, greco. Era cristiana. Giusto, no, l'era dell'incarnazione, che era, come si chiama? Sì, era cristiana, stile dell'incarnazione, stile della, volevo dire, stile bizantino. Quindi, perché abbiamo visto che il calcolo riesce, ma seguendo semplicemente quello che la soprintendenza ha scritto, riesce solo ed esclusivamente, insomma, con il calcolo, guardando la data, ecco, questo volevo dire. Cosa manca? Manca la parte della paleografia.
Quindi il commento paleogrecco, il commento diplomatistico l'abbiamo sviluppato e l'abbiamo fatto, diciamo così. Adesso andiamo a vedere il commento paleografico. Ok. Allora. Paleografico, ok. Allora, il sigillo manca. Ah, gli elementi estrinseci dobbiamo dire. Allora, gli elementi estrinseci, quindi siamo ancora nel diplomatistico. Due punti, vediamo cosa abbiamo qua. Abbiamo numero 1. Allora, degli elementi sì, dobbiamo ritracciare. Materia scrittoria, abbiamo detto che questa è una pergamena, quindi un foglio membranaceo. Vi ricordo che le materie scrittorie sono papiro, pergamena e carta. Segni speciali, croci, compagnia cantante, mi sa che non ne abbiamo. Abbiamo solo le lettere distintive, vabbè, comunque croci, note di cancelleria, eccetera, non vi sono. A parte sta cosina, forse questa caccolina che è presente qui. Aspetta. Oh, allarged. Allarged. Questa caccolina qui. Questo piccolo simbolino. Ricordiamo che la cancelleria non fa nulla a caso, quindi qualsiasi cosa anche infinitesimale si dovesse trovare, è sempre qualcosa da sottolineare, insomma. Vabbè, comunque abbiamo quella, va bene. Poi andiamo avanti. Segni vari notari. Oh, il sigillo è un sigillo. Allora, il filo innanzitutto è giallo, filo di seta. Il sigillo perso, ma sicuramente pendente di arrivo subito, pendente di piombo. Datemi un secondo. Sigillo perso, pendente.
Ok, allora eccoci ritornati un attimo. Allora dicevamo sigillo pendente di piombo. Di piombo, e questi sigilli sono di piombo, vabbè, lo sappiamo, diciamo a memoria, ecco. Parliamoci chiaro. Ok. Cos'altro dobbiamo dire? Sigillo, pendente di piombo, note di cancelleria, segni vari. Ok, questi sono gli elementi estrinseci che possiamo valutare. Relativamente invece al commento paleografico, andiamo giù. Allora, io direi che questa scrittura è una scrittura come si può vedere una scrittura gotica come sempre, quindi scriviamo allora scrittura un attimo, arrivo subito, datemi un secondo. Allora, dicevo, quindi una scrittura, scusatemi l'interruzione, però io comunque sono sempre ufficio. Comunque sia, quindi devo, rispondere, aprire la porta, eccetera, quando serve, quando c'è necessità. Quindi scrittura, quindi di cancelleria. Pontificia. Con gotica. Ok, abbiamo detto che lo scritto si presenta, la scrittura corre parallela al lato lungo, cioè come se fosse stato scritto in orizzontale, tipico delle lettere su un foglio messo orizzontalmente, tipico delle lettere pubbliche, comunque degli scritti, dei documenti pubblici. Ok, quindi allora, number one, uno, due, il testo è compreso. Vi è la rigatura. Il testo è ordinato. Vi è la rigatura. Ok, andiamo avanti qua. Poi abbiamo le mani, coloro che hanno toccato il documento. Allora abbiamo numero 1, vabbè, quello che ha messo il sigillo sicuramente, quello che ha scritto la H di Onorio. Poi abbiamo l'H di Onorio che è diversa ed è cum floribus. Poi abbiamo le lettere distintive. Poi abbiamo, ovvero la B, la T, la E, la S, Alexander. È scritto in completamente diverso. Poi questa B,
dell'altro protagonista, la N, il siquis, questa S che è più contrastata e così via, il dat, la d di dat, eccetera, che sono lettere distintive. Poi, che altro dobbiamo sottolineare? Si sottolinea il modulo E, quadrilineare tipico della minuscola. Poi, tranne per Alexander, eccetera, che sono in bilineare perché maiuscoli. Però la N minuscola, la R maiuscola, la I, la U e la S sono maiuscole, ok, di Honorius nel caso. Il ductus è posato, non frettoloso, non corsivo, il chiaroscuro è presente, visto il materiale, la penna con la quale è stata scritta banalmente, il materiale utilizzato per scrivere la lettera. L'inclinazione, visto che il ductus è posato, non vi è inclinazione. Poi, la composizione delle lettere. Abbiamo visto che le lettere rispondono al tratteggio della gotica, quindi la lettera è stata tratteggiata, composta, fatta seguendo questa scrittura. Nel sistema abbreviativo abbiamo visto due tipologie di abbreviazioni, nonché anche la P tagliata e la Q tagliata, per esempio del quad prima, sono abbreviazioni di per contrazione e troncamento. Contrazione, abbiamo detto che contrazione, per esempio, episcopus, fratri, apostolica, nostram, gratiam, ecclesiam e così via, qua il monastero di ogni santi, eccetera. Per troncamento, invece, ne abbiamo visti altrettanti, servorum, salutem, apostolicam, benedizionem e così via. Anche dat, tipo alla fine, era per troncamento. E visto che dat, cos'altro analizzare? Niente. Viste le regole del Maier, ci troviamo in una gotica, ma non solo questo. E anche il periodo indicativo per dire che è una gotica, appunto, cioè il mezzo 1200, insomma, ci troviamo tra il 1218, 1217 e 1218, insomma, a seconda. I problemi di datazione sono stati già ampiamente descritti in queste dirette fatte insieme, insomma, e abbiamo visto che è complicato datare il documento proprio perché l'anno spesso cominciava differentemente rispetto al nostro computo dell'anno stesso. Ok, e questo documento da noi è stato fondamentalmente terminato. Andiamo avanti. Oggi rapidi e indolori, ci abbiamo messo solo 1 ora e mezza per fare il documento. C'è da dire che stiamo diventando sempre più bravi e quindi sempre più svelti. Vediamo se troviamo un bel documento da poter fare. Vediamo se troviamo un bel documento che possiamo analizzare.